I rossoneri sbloccano la partita subito. Simone, l'uomo di coppa, porta in vantaggio dopo 6 minuti il Milan su un centro dell'efficace Gambaro. La girata di testa del piccolo attaccante è all'angolo. Davvero un bel gol. Il PSV delude. Romario, lasciato solo in attacco, non becca palla. Su un'apertura di Boban, che gioca al posto di Rijkaard, infortunatosi in mattinata, Simone batte con un pallonetto De Ron e dopo 18 minuti il Milan vince già per 2-0. L'unica palla a gol per gli olandesi è di Erlerman, che fa un bel lavoro e mette poi fuori. Savicevic non è in serata, il Milan comunque non ha avversari, anzi gli olandesi ci sono soltanto quando c'è da picchiare. Simone, a seguito di questo intervento di Popescu, esce, riporta uno stiramento. Massaro viene ingannato dal terreno in questa circostanza. Nel finale del primo tempo potrebbe raddoppiare ancora il Milan con Maldini, ma c'è un salvataggio sulla linea. La squadra rossonera nella ripresa perde smalto, gli olandesi vanno all'attacco. PSV pericoloso con Romario su invito di Ellerman. E Fannenburg a tentare di sinistro. C'è un tentativo di Savicevic sull'altro fronte. Si dice che il montenegrino potrebbe lasciare il Milan. In ogni caso, la squadra di Capello si qualifica con 10 vittorie e la lode, nonostante tutte le difficoltà cui è andata incontro anche in questa occasione.